accettato per la seconda volta l'invito di recarsi su questi monti, noi siamo molto grati, anche perché lo invitiamo volentieri sia per una grande amicizia che ormai da tanti anni ci lega lui e lui alla nostra comunità. Poi conosciamo bene la sua competenza e anche la passione, soprattutto quando affronta alcuni temi come quello che gli abbiamo proposto questo pomeriggio, perché gli abbiamo chiesto di iniziare questa piccola sequenza di incontri che quest'anno, nel ricordo dei 500 anni dall'inizio della riforma, abbiamo voluto dedicare proprio ai temi della riforma luterana. Ecco, i due incontri di maggio saranno su questi aspetti. A Don Saverio abbiamo chiesto di affrontare più l'aspetto storico, vista la sua competenza, e di tratteggiare soprattutto la figura di Martin Lutero, in rapporto proprio all'inizio della riforma. Sabato prossimo sarà con noi Don Franco Buzzi, che affronterà più l'aspetto teologico. Evidentemente questi due temi credo siano distinguibili ma non separabili, perché come è tipico della rivelazione biblica, anche quindi della fede ebraico-cristiana, ecco, la rivelazione di Dio e la fede si gioca nella concretezza della storia, nei processi storici. Quindi cerchiamo di affrontare insieme questi due aspetti in questi due sabati di maggio, mentre altri incontri li stiamo definendo, saranno poi nel periodo di fine settembre e inizio ottobre. Già qualche anno fa Don Saverio era salito qui per parlarci del Concilio Vaticano II, oggi ci parla dell'inizio della Riforma, due eventi cronologicamente distanti, ma forse poi non così distanti, anche perché il Vaticano II ha segnato un diverso atteggiamento della Chiesa Cattolica nei confronti delle chiese nate dalla Riforma, e anche forse il Vaticano II è stato un'ulteriore e differente risposta rispetto al Concilio di Trento, proprio ad alcune grandi tematiche sollevate da Lutero e da tutto il movimento di riforma susseguente. Ecco, lo ascoltiamo volentieri, noi abbiamo circa un'ora di tempo di lavoro insieme, quindi lui adesso farà in primo momento una proposta, poi un po' di pausa e potremo poi dialogare con lui con qualche domanda, con qualche intervento. Ecco, ringrazio tutti, ma vorrei ringraziare in particolare il nostro giudice, che anche lui è salito qui per la prima volta, vescovo eletto di Pavia, ma poi adesso residente a Varese, tra i principali collaboratori, come sappiamo, di Cardinal Martini, è stato anche vicario generale della diocesi di Milano prima di assumere il carico pastorale a Pavia. Grazie anche a lei per essere qui e buon ascolto. Bene. Buonasera a tutti. Non voglio di morire, ovviamente, da no? Sempre è in particolare. Cerco di reagire. Bene. Allora, siamo in questo 2017, no? Che tra l'altro sul sito del monastero c'è scritto che è imminente, no? È già iniziato il 2017. Allora, dobbiamo ragionare, questi monaci non vivono dei secoli, dei millenni. Siamo già, anzi, sta quasi già finendo. E il 17 quindi sarebbe il quinto centenario, o come dicono loro, il giubileo della riforma. E naturalmente tutti ovviamente siamo d'accordo che non celebriamo la divisione totale, perché per quanto poi vedremo alcuni che poi non ci interessa individuare le colpe, perché la divisione è sempre dolorosa, per questo è stata in modo particolare, perché poi si è prolungata con secoli di scontri, di guerra addirittura, anche di strage perfino, no? Quindi è una cosa evidentemente non piacevole ricordare, eppure bisogna ricordare in questo senso. Ma diciamo, comunque va celebrato questo passaggio fondamentale, secondo me cercherò di dirlo poi nel dialogo che girà ancora meglio, della coscienza ecclesiale, anche se è avvenuto a caro prezzo. Il motivo di questo caro prezzo, cercheremo di capirlo appunto, è un po' nei vari protagonisti della vicenda. Però la cosa bella è che è la prima volta che il centenario della riforma viene celebrato non solo pacificamente, ma anche, diciamo, in buoni rapporti. È la prima volta. Se volete leggere, per esempio, se avete tempo o curiosità, non so, sulla civiltà cattolica, andate a cercare il 1917, leggerete delle cose, poi oggi non si può parlare male dei gesuiti, però insomma leggerete delle cose abbastanza pesanti sulla riforma, molto
chiaro, vorrei dire, no? Okay. Quindi, grazie a Dio, perché era questa sfida a lodare Dio, no? 500 anni, finalmente ci è voluto un po', ma siamo arrivati quantomeno ad andare d'accordo, comunque tentare di andare d'accordo. Quindi questo è il senso di questo anniversario. Naturalmente questa ricostruzione storica che mi farò subito sulla vicenda di Lutero, questo specifico meglio, praticamente quello che poi ho scritto adesso in quel libretto, perché poi so che questi libretti non vengono sempre letti, quindi preferisco anche raccontare a voce. Non è però questa ricerca occasionata da questa vicenda, da questo anniversario, né tantomeno mi permetto di dire dall'iniziativa recente del Papa, cioè non che mi interessi il Papa, per parlare. Indipendentemente da questo, sono 30 anni, pensate che io sono rimasto colpito da questa vicenda di Lutero, fin dai primi anni del mio insegnamento, e non ho avuto pace finché sono andato fino a fondo con questi come altre cose. E effettivamente ho scoperto, mi è sembrato di ritrovare degli elementi che poi quando spiegavo ogni anno quasi agli studenti ho sempre trovato una grande meraviglia, ma com'è possibile? E quindi questo mi ha invogliato ancora di più a approfondirlo. Quindi sono arrivato a queste conclusioni che adesso vi racconterò. E quindi è una ricerca, una riflessione che è decantata almeno da 30 anni, perché non è un distillato. Poi con quello che si può dire, i limiti naturalmente. E, però questo 17 lo vediamo un po' a monte e un po' a valle, perché come vedremo dopo, una delle mie idee, che non è questo l'anno della riforma, la riforma sarà 1520, quindi più avanti. Quindi questo è in mezzo a un itinerario che comincia un po' prima e finisce un po' dopo. E la domanda, l'altro aspetto è questo, qual è la parola, il titolo è l'origine della riforma, l'inizio della riforma, qual è il vero inizio della riforma? Non è il 17, è prima ed è qualcosa di più profondo, perché il 17 vuol dire una polemica, no? Uno scontro, un alzare la voce contro le indulgenze, eccetera. In realtà c'è qualcosa di più profondo che viene prima e che è a monte di questo. E ancora, la domanda che ci si fa è in questi pochi anni che vedremo, come mai una questione che vedremo all'inizio è molto propriamente cristiana, perfettamente evangelica, si è trasformata in qualcosa di inaccettabile da parte della Mara. È una divisione. Quello che poteva non essere così. Certo, la storia non si può tornare indietro di fare il film. È andata a finire così. Ma perché? Che è una domanda quindi che ci può toccare anche oggi. No? Come mai si arriva, questo nella Chiesa come nel mondo, no? A certe cose mi dice, ma non si poteva evitare, certo che si poteva. Allora no, adesso non possiamo più rifare la storia, però possiamo evitare che si arrivi a certi punti su altri aspetti. Ecco, questa è la riflessione che si può fare anche nell'attualità. E allora partiamo proprio dal fatto che quando appunto 30 anni fa ho cominciato a leggere tutto quello che potevo su Lutero, sulla vicenda della riforma, mi sono imbattuto in particolare nell'opera che ha segnato la svolta nella storiografia cattolica su Lutero. Pensate a quest'opera, un tedesco naturalmente, Josef Lohrs, uno storico cattolico, ha insegnato in varie università tedesche, è stata pubblicata nel 1939. Questo per dire come anche dal punto di vista storico e teologico, che secondo me, è un'autorità nel settore, ma siamo molto in arretrato, perché sono passati dal 39 oggi, quanti anni sono passati? 70, 80, 78. No? Quindi sono tanti. E queste idee appunto sono rimaste ancora abbastanza sconosciute, diciamo così, no? Adesso c'è, aspetto con le promesse, quel documento è stato fatto nel 2014 per questo anniversario, dal conflitto alla comunione, un librettino piccolo di ogni anno, lo consiglio perché è stato fatto dalla commissione mista cattolica luterana, è molto bello perché fa questo discorso di ripensare la storia, come diceva Paolo II, di purificare la memoria, ritrovando, non si può cambiare la storia, ma si può cambiare il modo di leggerla e cercare di leggerla insieme. Ebbene, Lohrs nel 1939 scriveva così: su un punto si dovrebbe essere unanimi. Lutero, l'iniziatore della riforma protestante, al di là di ogni altra possibile considerazione, fu soprattutto un uomo religioso. Certamente non fu né un politico, né un giurista, neppure un mistico o un teologo sistematico. Ha scritto moltissimo, non aveva un ordine di pensiero unitario. Lutero fu soprattutto il messaggero e il confessore, cioè il testimone del suo Vangelo. Ma questo Vangelo è quello di Gesù Cristo. 1939, ora cerchiamo di documentare questa cosa, no? Ossia, la riforma parte, poche parole da questo, come ogni riforma autentica della Chiesa, dalla riscoperta del Vangelo. E la domanda che ci si può fare è: ma i dubbi che vengono, ma è possibile che dopo 500 anni il Vangelo fosse sconosciuto, ha dovuto riscoprirlo, ma dove era andato a finire? Beh, lo sappiamo più o meno per grosso modo, no? Il Vangelo non è che non ci fosse, non venisse conosciuto, ma era come chiuso dentro, diciamo così, in un sistema che era un tempo ecclesiastico e potremmo dire teologico,
questo sistema in cui veniva rifuso il Vangelo e annullato quello ecclesiastico era il più noto, ossia questa pretesa dalla Chiesa tutta l'epoca medievale di essere il gestore dell'umanità, che l'idea del Medioevo era questa qui, che il Papa e poi la Chiesa in quanto tale fosse il gestore, l'unico, il fondamento di ogni autorità, aveva creato un sistema, diciamo, di potere, per intenderci, no? Che poi aveva dato origine da un lato una profonda decadenza, cioè sono cose note, dai papi, dei conti appunto dei principotti, i vescovi così mai presenti nella loro comunità, aderiti e tutt'altro, e di conseguenza il clero, in qualche modo, diciamo perdere il religioso, diciamo una casa religiosa, non potremmo fare, ma non so, i laici hanno donato se stessi, questa gravissima decadenza che è difficile esagerare, quindi anche quello che si sente o si legge o si vede su questa decadenza non è esagerato rispetto a quello che è, anzi forse è ancora abbastanza triste la situazione qual era allora. Ecco, questa decadenza ha fatto capire appunto che questa gestione era inadeguata, cioè non si poteva mantenere ancora bene. E lì, evidentemente, il senso del Vangelo rischiava di perdersi, no? Cosa vuol dire allora se il Vangelo è diventato questo grande sistema appunto di potere universale? Intendiamoci, non è che questo sia la causa della riforma, perché una tipica tesi storiografica è quella di dire Lutero e gli altri riformatori sono rivoltati contro la decadenza della Chiesa, non è questo. Lutero dice chiaramente, se anche il Papa fosse più santo di San Pietro, io quello che devo dire lo dico lo stesso, perché non è quello il problema. È appunto, diceva lui, l'oscuramento della parola, la dimenticanza della parola di Dio. Questo era il tema, quindi un problema teologico, non morale, quello di Lutero. Però certamente dentro questo sistema, per esempio, si vede benissimo, lo vedremo adesso, no? Che anche gli appelli di Lutero, che appunto erano sul lato evangelico, a risuonare in una corte principessa come era quella di Roma. Con Papa Leone X, figlio di Lorenzo il Magnifico, cioè un figlio di papà così un principino, capito? Questi non potevano essere colti nel senso proprio, se non appunto con una rivolta, e non invece con un appello, perché di Vangelo si perde poco. Questo sistema oscurava il Vangelo già in questo senso. Ma poi c'è questo aspetto anche teologico. Se la grande sintesi che ha fatto San Tommaso, con cui ha messo insieme appunto la scrittura, la rivelazione e la filosofia aristotelica, cioè la filosofia, diciamo, la sapienza umana, antica, aveva tenuto e aveva salvato il nucleo essenziale della rivelazione. Poi invece, per vari motivi, la scolastica successiva era molto decaduta, incasellando appunto dentro la rivelazione in schemi mentali molto aridi, molto rigidi, molto astratti. E quindi, addirittura, paradossalmente, nel tentativo di catturare in qualche modo concettualmente il trascendente, questo è diventato molto lontano. Si sentiva come qualcosa, una visione volontaristica, assurda, cioè di Dio che non è possibile conoscere, intuire, di cui devi in qualche modo avere paura. Ecco, questo clima vive e si forma Lutero, clima di una teologia che oscura il contenuto della fede e della rivelazione, anziché mostrarlo. E tuttavia, il terzo punto di questo sistema, quindi un sistema di potere che chiudeva dentro il Vangelo, un sistema teologico che ingabbiava, tentava di cambiare, di cambiare i contenuti della rivelazione. E tuttavia, proprio in quegli anni c'è un grande slancio di rinnovamento, questa è la cosa bella, all'interno di quella stessa Chiesa così decaduta. Non parliamo adesso di rinnovamento morale, limitiamoci a due fatti simbolici. L'anno prima del 17, 1516, Erasmo da Rotterdam pubblica per la prima volta le edizioni critiche del Nuovo Testamento, nel greco, tutti i commenti dei padri, dei monaci, un lavoro enorme, grandioso, era come riportare la parola di Dio in mezzo almeno agli studiosi, alle persone di cultura. E lo stesso anno, 1517, un cardinale, quindi anche a quel livello c'era gente, Francisco de Cisneros, cardinale spagnolo, e all'Università di Alcalá, vicino a Madrid, fa, dopo anni di lavoro, pubblicare la Bibbia Computensis, dal nome appunto latino di quella località, cioè una Bibbia dove si confrontavano le varie versioni antiche, greca, siriaco, ebraico, quindi un lavoro di grandissimo, soprattutto simbolico, no? Riportare, ripeto, la parola di Dio direttamente al contatto, alla conoscenza dei cristiani di nuovo. Quindi questo è il clima in cui evidentemente c'era bisogno, cioè stava già iniziando questa liberazione della parola da questa struttura, questo sistema in cui era più Lutero si inserisce qui. E è inserito proprio nel fatto che questo inserimento suo fa capire perché poi anche le sue posizioni prenderanno così vastità, così risonanza vasta, appunto perché risentono, vuol dire interpretano tutta un'epoca, tutto un clima, un bisogno che c'era. E lui si forma appunto dal punto di vista universitario, dopo aver lasciato gli studi di diritto, poi è stato avviato dal papà, si avvia alla vita monastica, religiosa, diventa agostiniano, si converte, che è il famoso episodio
storico, del temporale, al di là di questo, no? Dove viene colpito il suo amico da un fulmine e muore. Questo è un episodio che evidentemente gli si sveglia una ricerca che lui ha dentro di sé, persona molto profonda, molto inquieta, intellettualmente, spiritualmente, e quindi entra in questo convento e è così predisposto con questo intellettuale che i suoi superiori lo fanno studiare, gli permettono di arrivare al dottorato in teologia, cosa importante. Il dottorato in teologia allora era un ministero, il dottore in teologia portava un anello come i vescovi, perché era un'autorità che dovevano appunto controllare sulla ortodossia della Chiesa, quindi Lutero parte come un difensore dell'ortodossia, proprio dottore in teologia. E poi era appunto religioso, dotato, come dicevo prima, di una profonda inquietudine. A quel dicevo, per esempio, quando entra nel monastero, non so come fate più d'umensa, gli dà la prima cosa una Bibbia. Lui se la ricorderà per tutta la vita, una Bibbia rilegata di cuore rosso, il cuore bello, e lui rimane la sua guida per tutta la vita, questo fatto. E questa inquietudine, purtroppo, dal punto di vista storico, i nostri storici cattolici prima di loro l'hanno interpretata normalmente come un'inquietudine invece di immoralità, di un uomo molto inquieto, nel senso di immorale, famose affermazioni che tutti conoscono, no? Forse appunto un uomo così immorale da dover cercare una soluzione al suo problema personale, che poi è diventata la riforma. Sapete, per dire Maritain, per un nome famoso, dice appunto che la riforma nasce da un problema personale piuttosto squallido, cioè la sua incapacità di dominare la libidine sessuale di Lutero. Da qui nasce tutta la riforma, capite? Pensare che la riforma sia nata dai problemi, diciamo così, strettamente personale, molto così, di un frate, è una cosa che pure è stata ripetuta iosa per secoli. Chiaro che questa riforma aveva un senso abbastanza banale. E invece fu un buon religioso, questo lo dimostra anche il fatto che fu promosso a guida del suo monastero, di altri monasteri, fu mandato a Roma, fu un viaggio a Roma, andò per trattare i rapporti con l'osservanza agostiniana, cioè una parte degli agostiniani che avevano fatto una riforma, di cui faceva parte anche lui, e gli altri agostiniani. Fu un ottimo studente, come dicevo prima, destinato all'insegnamento. Tutta la sua vita, ecco, Lutero si pensa normalmente diventato la figura del rivoluzionario, del riformatore, nel senso del ribelle. Ha fatto una vita, invece, a parte alcuni episodi, tranquilla, facendo due cose. Il pulpito, predicava nella chiesa di Wittenberg, questa piccola capitale che che il duca di Sassonia aveva realizzato, il suo piccolo principato, appunto la Sassonia, e la cattedra, insegnando Bibbia. Anche questo insegnamento della Bibbia ovviamente era innovativo rispetto ai primi che cominciavano a studiare la Bibbia, al punto tale che questa piccola città di Wittenberg, che aveva avuto 2000 abitanti più o meno, arrivavano studenti da tutta la Germania e oltre per ascoltare le lezioni del professor Lutero, nonché dei suoi colleghi, Carlo Stade e altri amici, che hanno creato lì una scuola in cui si studiava l'ebraico, studiava il greco, si studiava la parola di Dio sui testi direttamente. Fu una cosa innovativa questo. Bene, ma proprio in questo contesto avviene la svolta decisiva da cui nasce la riforma, per discutere tutta la riforma, è appunto a partire dalla parola di Dio. Sul famoso testo lui sta preparando, quindi questa esperienza che viene chiamata l'esperienza della torre, ma per torre bisogna pensare il corpo, il monastero che è un corpo diciamo più avanzato rispetto al resto della costruzione, quindi appariva una specie di torre, diciamo una parte prominente del convento, dove c'era il luogo dove si scaldava, quindi il locale sotto in cui si faceva il fuoco, poi andava su, diciamo, un po' di calore nei locali sopra Lutero, sia perché era appunto un capo del monastero e sia perché era, insomma, freddoloso comunque, stava in delle stanze, diciamo, più riscaldate degli altri. E in questa stanza, appunto, la sua cella, meglio, sta preparando le lezioni sulle lettere romane, per cui questa esperienza si può datare negli anni 14-15, quando lui farà il corso, appunto, monografico, diciamo, di sulle lettere romane, dove arriva al famoso versetto 17 del capitolo 1 di Romani. Leggo questo versetto, che dovrebbe essere noto. Io non mi vergogno del Vangelo, poiché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Quindi il tema è il Vangelo. Io, in esso, qui il greco consente di tradurre sia il Vangelo sia Cristo, di intendere questo pronome per la stessa cosa, nel Vangelo o in Cristo, si rivela la giustizia di Dio, da fede in fede, come sta scritto il giusto per fede vivrà. E lui, quando comincia questa prima frase, per allora il commento, no? Cioè, in esso, cioè nel Vangelo in Cristo, si rivela la giustizia di Dio. Ecco, lui racconterà questa vicenda 30 anni dopo, tanto gli è rimasta impressa questo fatto, no? Dice, io
odiavo quell'espressione, dice Lutero, la giustizia di Dio, che l'uso e il costume di tutti i dottori, cioè di tutti i professori, i teologi dell'epoca, mi aveva insegnato a tradurre filosoficamente come giustizia formale e attiva, come la chiamo, per la quale Dio è giusto e castiga il peccatore degli ingiusti. Cosa vuol dire? Giustizia formale vuol dire è una qualità del soggetto. Quindi Dio, tradotto, la giustizia di Dio vorrebbe dire Dio è giusto. Quindi è una sua qualità costitutiva e quindi agisce, perché attiva, agisce giudicando. Questa è la figura di Dio. Dio è un giudice, uno che fa giustizia, nel senso che applica un giudizio sulle persone, naturalmente soprattutto alla fine della vita, no? E per cui dice appunto Dio è giusto e castiga i peccatori e gli ingiusti. Ora, dietro questa idea di giustizia, capite? Che guardate che la fatica di dire queste cose che forse cogliete è che io penso che tante volte noi abbiamo ancora questa idea di Dio molto comunemente, diciamo così, e quindi dire, far capire che c'è dell'altro sembra quasi che sia una questione di dottrina, non una questione, vedremo, tipicamente cristiano. E abbiamo questa idea qui, appunto, che Dio è uno che sì, d'accordo, però alla fine poi ti riassume sui conti. Quindi è giudice, non giudice, è giudici, e ti applicherà appunto una certa legge al tuo comportamento. Ora, è chiaro che questo riflette un'idea della giustizia che è un'idea appunto filosofica o giuridica. Cioè la scolastica aveva attinto dal mondo greco-romano, quindi dal mondo greco l'idea appunto che Aristotele esprime nel suo testo sull'etica, in cui dice che appunto la giustizia è esaminare le opere di una persona e dedurre quindi le conclusioni. No? Qui diciamo l'esempio per i giudici, appunto, per fare l'esame dei verbali, dei carabinieri, non so, dei testimoni, alla fine, quando lei tutti i 45 faldoni, avete visto qualcosa sui giornali quando fanno vedere questi processi, no? Del processo, alla fine, se ci riesce, trae una sintesi e fa un giudizio e dice questo è colpevole, questo è innocente. Questa è la giustizia. Oppure, detta da Cicerone, ecco il mondo latino, è rendere un equivoco, insomma, dare a ciascuno il suo, frase tra parentesi, ricordo, che compare ancora a titoli, a carattere cubitale, della testata dell'Osservatorio Romano. Un equivoco, insomma, è un bel concetto di giustizia, certo, però se uno pensa di Dio, dare a ciascuno il suo. Quindi Dio che chi è? È un giudice, uno che esaminate le opere, gli atti della persona, conclude un giudizio positivo o negativo. Certo, ma non è così. Questa è la mia difficoltà, perché poi dice, ma sì, è così, no? Lascio il dubbio. E va andiamo avanti, dice. Tanto che se è così, capite? Parlavo prima con Giacinto venendo su delle caserne della Guardia di Finanza. Quando io infermo la Guardia di Finanza, viene in ditta la Guardia di Finanza. Uno dico, arriva anche nel monastero, dice, tutto a posto, no? Qui nella bellata vediamo l'etichetta, tutto a posto. Però. Se proprio uno vuole, vede, no? È come il professore all'esame, no? Se proprio vuole, castrarlo. E se Dio è così, la sa più lunga della Guardia di Finanza, Dio, del professore. No? Quindi, giustizia questa. E infatti dice, ma io, che sebbene vivessi come monaco irreprensibile, quindi non quello che dicevano che non vuole, quello studioso, ma quello che è irreprensibile, mi sentivo sempre davanti a Dio un peccatore della coscienza inquieta. Questo anche i santi si sono sentiti così, no? Chi può essere tranquillo davanti a Dio? Sapendo di non poterlo placare con le mie buone azioni, se Dio è che c'è di Dio che ti vivo, non l'amavo, anzi odiavo il Dio giusto e castigatore dei peccati, quindi dei peccatori, quindi premiatore, diciamo così, dei giusti. Così terribilmente tormentato mi infuriavo, un carattere caldo, un carattere passionale, Lutero, e inopportunamente consultavo quel passaggio di San Paolo con l'ardentissima sete di sapere quello che l'Apostolo voleva dire. Il bello è che Lutero non soltanto ci dice questo tormento, ma ci dice anche come ne è uscito, è una cosa molto interessante. Ne è uscito semplicemente, dice lui, meditando, notate, giorno e notte, per giorni e notti, quindi la parola di Dio fa meditare, sono un po' di imbarazzo davanti a appunto. Un collaboratore del Cratero Martini che mi sta venendo in mente continuamente, no? Ecco, questa idea della parola di Dio meditata continuamente, non è che puoi leggere così un attimo, giorno e notte riflettevo sul nesso di quelle parole. Cioè, come quando leggi un testo che non dice, ma cosa vuol dire questo qua? Poi leggo e capisco il collegamento. E di fatto si era dimenticato quel che seguiva. Seguiva la giustizia di Dio come sta scritto. Possiamo dire leggere la parola con la parola, no? Cosa vuol dire giustizia di Dio? Quello che dice Cicerone, quello che dice Aristotele? No, quello che dice la Bibbia stessa.
Come, come parla la Bibbia della giustizia di Dio? Le parla come di uno, ma le parla come fedeltà a se stesso, no? La giustizia di Dio, certo, sappiamo, la giustizia si rivela come sta scritto, il giusto è colui che vive per la fede, che ci dà. Ossia, è il rovesciamento, è quello che poi dirà, si passa dalla giustizia a Dio, ossia Dio che fa giustizia, no? Che fa un giudizio sulla persona, alla giustizia passiva, che non vuol dire che uno non fa niente, come poi si è interpretata, ma che il soggetto non è più Dio ma è l'uomo, che è la legge al contrario. Il giusto, chi è l'uomo giusto? Appunto, Dio giudicherà e dirà questo è giusto, questo è sbagliato. Ma chi è l'uomo giusto? È quello che vive per la fede. Cioè, è quello che grazie alla fede, cioè all'accoglienza del dono di Dio, diventa giusto. Quindi viene reso giusto. Allora, è al rovescio, adesso leggiamo lui, cominciando a intendere come giustizia di Dio quella per cui il giusto vive per dono di Dio. Ossia per la fede, e che questo fosse il senso della frase, ovvero che per mezzo del Vangelo si rivela la giustizia di Dio, quella passiva, attenzione vuol dire questo, per cui l'uomo viene per lo passivo, è reso giusto, grazie alla quale Dio misericordioso ci giustifica, questo è girato dall'altra parte, mediante la fede, come sta scritto, cioè Dio ci rende giusti. Capite? Questa è la differenza radicale, no, tra Dio e il giudice umano. Il giudice umano, il miglior giudice di questo mondo, tipo i giudici di Milano, diciamo, sono sempre i migliori, no? Una volta esaminati gli altri, se dice questo è un innocente, perché se dice questo è colpevole perché è bravissimo, quindi ha capito subito benissimo. Ma il miglior giudice di questo mondo non potrà mai trasformare un colpevole in giusto o un giusto in colpevole. Se uno viene condannato ingiustamente, non è che diventa un ingiusto, secondo me, e viceversa. Invece Dio fa esattamente così. Mentre noi eravamo peccatori, Dio ci ha reso giusti. Quindi è tutta un'altra cosa, cioè è la ricreazione, il ricrearsi che Dio ci fa di noi. Questa, vedete, è una cosa talmente, diciamo così, elementare di modo di dire, cioè questo è il succo del cristianesimo. Però mi sembra che spesso abbiamo dimenticato il fatto che noi siamo stati resi giusti, ci siamo diventati altri che figli di Dio per grazia sua. Questo cambia completamente. Non è che noi siamo uomini e poi Dio ci giudicherà, stai a guardare come ci comportiamo per la fine e lì quasi, vediamo per riuscire a sbagliare. Ma mi cambia, mi rende diverso, io non sono più quello di prima. Non sono più io che vivo, ma è questo che vive in me, Dio ci ha giustificati, eccetera, mi ha reso suo figlio, tutte queste cose qua. Questa è il cristianesimo normale, però, che allora, che oggi era dimenticato. E questo cambia completamente. E infatti, quello scrive parole bellissime, che dice, mi sentì come rinato, come se mi si fosse aperta la porta del paradiso. Quanti ne hanno ironizzato questa frase, quanti storici e teologi cattolici. Invece è così, chi ha capito una volta questa cosa della vita, dice, se è così, capito, me la posso cavare, anzi, sono un altro, posso fare... Se non è così, questa è la grazia, l'idea della grazia, che è il centro di questa vita, non è questo. E solo il Vangelo mi dice questa cosa, no? Perché le altre forme di Dio che possono conoscere, anche bellissime, anche mistiche, sapienti, di altre ricerche religiose, ma non mi dico mai questa grandezza esagerata di Dio, no? Questa potenza di Dio che trasforma, appunto, come che crea e vive. Allora, come mai un fatto così bello, una scoperta che per lui è stata entusiasmante, e poi è diventato un motivo di divisione. E forse è proprio questo, perché il fatto che per lui fosse una scoperta così decisiva della sua vita, non ha più potuto staccarsene, dice, io non posso perdere questa cosa. Per cui a tutti i costi, quando anche per vari motivi gli diranno ma no, vedremo che gli fanno un discorso a senso unico, lascia perdere, io non posso, perché è la salvezza questa, la salvezza della mia vita, della vita dell'uomo, è il Vangelo. Capite perché la riforma è un fatto attualissimo? Perché riporta al centro questo fatto, cioè la sconvolgente novità del Vangelo, positiva. E finché noi non ritroviamo come cristiani questo fatto, tutto il resto è tutta poeta, tutte stupidate, diciamo pure, baggianate. Mi tengo su parole così, va bene, in un ambiente qua. Ma vedete che cosa voglio dire? Questa è l'unica cosa che conta, ma ci crediamo veramente che sbaglia. Ecco, Lutero è provocatore in questo senso. Qui non ha più potuto, è andato contro tutti, ha perso anche a volte anche la faccia, a volte anche sbagliato, io credo, certamente, tocca a noi giudicare, ma insomma,
paradossalmente, ma proprio per questo attaccamento, e semmai perché questo attaccamento così forte, dall'altra parte non poteva essere capito a pieno. Ma prende tanto questa cosa. Adesso vediamo con che intento. E un paio d'anni dopo, questa scoperta sua così folgorante, così diciamo sconvolgente in senso positivo, Lutero viene a incontrarsi meglio con una vicenda, questa è abbastanza nota, ma la riracconto perché va a precisare su alcuni punti, che è come, come dire, come se voi prendeste un ferro incandescente e lo immergeste nell'acqua gelata, no? Cioè questo suo calore, questa sua scoperta del calore bianco si scontra con una chiesa in situazione squadra, qual è questa situazione? E la tragedia appunto dell'indulgenza, qui che è il corso 17. Ora devo fare un piccolo flashback, no? Adesso spero che non si sia lungo troppo dietro, no? Però bisogna capire bene questa vicenda dell'indulgenza, perché è più un fatto strutturale, e ahimè, ma è proprio no, questo. Cioè, noi gente cosa sono? Spiego brevemente, no? Facciamo un passo indietro. Sapete, la chiesa antica, quando uno faceva un peccato, ovviamente un voto grave, un peccato diciamo, di un certo peso, non proprio questo che adesso quotidiane, doveva sottoporsi a un itinerario penitenziale, veniva andato fuori dalla comunità, in un gruppo a parte, e poi veniva un itinerario di conversione, man mano cambiava, se lui era un ladro, diciamo così, doveva diventare una persona giusta, no? Una persona onesta, e dicendo, chiaramente la comunità lo aiutava, il vescovo all'inizio gli dava un tempo di penitenza, ma attenzione, penitenza in latino vuol dire conversione, è la traduzione del greco metanoia, no? Cioè un cambiamento di vita che la comunità constatava e il vescovo alla fine, appunto, cioè, la guida della comunità lo conosceva e quindi lo assolveva, che in latino vuol dire sciogliere, da che cosa? Dalle penitenze. No? E facciamo l'esempio appunto medico-ortopedico, se ti spacchi una gamba, cosa fa il medico? Ti avvolge, diciamo, ti ingessa l'arto che hai rotto, passano 40 giorni, l'osso si rinsalta, alla fine il medico ti toglie il gesso e costata appunto che così. Chiaramente non è che in mezzo non ci sta niente, ci stanno 3 giorni, quella regione lì, nel caso dell'osso è la natura, nel caso della conversione, la grazia di Dio che agisce attraverso la comunità che ti aiuta, eccetera, no? Chiaro? Alla fine riconosci. Questo schema qui, a un certo punto, che era molto concreto, molto semplice, funziona perché c'è la comunità. Sulla fine dell'epoca antica, ormai le comunità erano troppo grandi, anche un po' troppo, diciamo, un po' diventate un po' ufficiali, diciamo, dalla svolta costantiniana in poi, quindi non era più possibile questo tipo di gestione familiare, potremmo dire, no? Con un verso di la sua comunità, non fosse una comunità, una piccola comunità, dunque, diciamo così, scusate, in questo periodo, ti seguiamo, ti aiutiamo, e quindi diventa la grande invasione basale, una grande dispersione. E quindi la penitenza viene attuata normalmente e con grande scandalo all'inizio, quando ora viene accettata, in quella che diciamo la forma privata, cioè uno va da un vescovo, cioè nel più grado, ha troppe cose da seguire, quindi o da un prete, cioè diciamo, un delegato, un militante, con la voce del vescovo, meglio ancora da un monaco, se i monaci hanno dei vestiti lunghi. Ecco, e così, incontra quello più facile magari trovarli, questo. Chiaramente non può dire adesso facciamo l'itinerario, io ti seguo, poi torni fra 3 anni, si potrebbe ancora fare, no? Come fare il cardinale Martini, quando ci pulsino sulla penitenza, propose qualcosa del genere, no? Cioè facciamo questi tipi di itinerario. Comunque, ma ti associo, ti dichiaro subito il perdono di Dio, però farai un periodo di penitenza, vedete sempre il tempo, no? Che praticamente corrispondeva a quello che si faceva prima, invece che lo farai dopo. Ma questo spostamento dal prima al dopo cambia molto, eh? Perché prima è un periodo di guarigione, tu arrivi all'assunzione, diciamo così, guarito. Se lo fai dopo, invece, cos'è? Hai sbagliato, oh mamma mia, è una cosa del bene. E quindi fai un periodo di penitenza nel senso di pena. Diventa una pena da scontare. Cioè si passa dal modello, diciamo, medico, curativo, al modello vendicativo. Ed è qui che interviene il discorso sulle indulgenze, perché allora a un certo punto dice, vabbè, visto che tu devi scontare, non so, 7 anni di digiuno, mettiamo di penitenza, facciamo un po' di, vabbè, adesso sei stato bravo, come si fa quella prigione, facciamo lo sconto, un abbuono, invece di 7 anni facciamo 5, oppure ne hai passati 3, basta, adesso chiudiamo, se ti assolti ti raccogliamo. Lo sconto. Le indulgenze erano questo tipo di sconto, capite che poi è tutto un problema perché dice, vabbè. Se uno non è guarito gli fai lo sconto lo stesso, come se tu andassi dal medico e diceva ho rotto una gamba, diceva vabbè, dovresti fare 40 giorni di gesso, sono solo 10, ma guarda la gamba poi guarisci, fa niente, sconto, invece se tu devi pagare è ovvio che
Questo scontro si chiama appunto l'indulgenza. L'indulgenza come veniva attuata? Veramente la forma dell'indulgenza viene definita soltanto in forma ufficiale nel 1325-24, cioè alla vigilia del secondo giubileo. Il giubileo del 300, come faccio a nasce appunto come grande attenzione d'indulgenza. Papa Clemente VI, nella bolla in cui dice il giubileo, se andate a cercarlo, ha trovato sull'intitolo del giubileo, sicuramente, no? E lo trovate, e rivedete come il sistema indulgenziale è recepito perfettamente dal Papa. Prima era stato elaborato dai canonisti, dai teologi, dai giuristi, e funzionava così grosso modo. Con un sistema, diciamo, dico subito, un po' macchinoso, potremmo dire anche un po' bancario. Non a caso è l'epoca, oltre che della teocrazia papale, della nascita delle banche, non so se le cose sono in legame, ma comunque. E cioè, dice, allora tu hai accumulato un sacco di peccati, hai accumulato un sacco di pene da scontare. 300 anni, 3000 anni, che so io, no? Non riesci a scontare tutte, cosa facciamo? Ti tolgo un po' di pena. Come faccio a togliertela? È molto semplice. Giro sul tuo conto, cioè se mio bancario si capisce, che è rosso, una parte del conto di Gesù Cristo o della Madonna, che è sempre in attivo. Perché la Madonna, Gesù Cristo, hanno fatto un sacco di cose belle, non ha mai peccato, giusto? E quindi hanno accumulato appunto una serie infinita, quindi non finisce mai, di meriti, per cui ti giro sul tuo conto un po' di questi debiti e questo avvora il tuo rosso. Come faccio a fare questo? Perché il Papa c'ha la firma sul conto per te, insomma. È così, lo dice questo tempo. Ma la scultura dell'indulgenza è questa. Notate che ancora gli amore così tra parentesi. Io non diventerò mai Papa, ma è una cosa cui mettere mano. Io non sono giudice, magari è ancora il tempo. Dicevo, io sono un carpandietro. Allora, fatto questo, ecco questo modo. E questo come si poteva applicare anche i defunti, perché qui poi nasce un'altra cosa, un altro professore, l'ha avuto là, non abbiate le mani scandalizzate, ma dice, se uno non riusciva poi a smaltire, perché arrivava alla fine della vita e aveva ancora 3.000 anni o 300.000, se non un peccatore un po' di giusti, cioè, come faccio adesso a scontare? Niente. Sì, posso dire, si inventa, i teologi inventano creare questo luogo, questa invenzione, in cui tu sconterai appunto quello del male, il purgatorio. E allora capite lì, l'indulgenza va benissimo, perché io questo conto lo indirizzo sui miei, mia nonna, la nonna, a mia figlia, eccetera, in modo che vengano liberati da un po' di tegali di prima. Questo lo schiamo entrare di tutti quelli che abbiamo in testa, lo so. Bene, questa è l'indulgenza. Qui non sono degli scrivere che sono. Guardate, queste indulgenze avranno un successo grandissimo, perché situazioni drammatiche di vita, ad esempio il 300, con la grande peste, le guerre, anche la situazione economica molto sempre povera, quindi la vita ridotta a pochi anni, 40 anni, 50 anni al massimo. La gente dice, guarda, qui arriva presto il momento di andare di là e non faccio il tempo a scontare i peccati della mia giovinezza, perché sono ancora giovane, cioè devo morire, quindi, capito? Non c'era il tempo che abbiamo le logiche, si diventa anziano, che posso fare un po' di anni di penitenza, no? Allora ci siamo fortunati da questo punto di vista. Se uno campa fino a 90 anni, pensate quanti peccati può scontare. Invece una volta campava, moriva a 40 anni, cioè non aveva finito di peccare, diciamo, peccati un po' consistenti. Allora, sarà meglio che ricorro questo. No. Quindi un sacco di gente andava. E chiaramente queste indulgenze, per sé appunto erano sconto, ma sapete come si dice in campo ecclesiastico? Se no, io facciamo questo qua. Però insomma, sai, i bisogni del monastero, i bisogni della chiesa sono sempre tanti, per cui lo facciamo, ma ci viene dare un'offerta proprio. Questo ha fatto sì che si accumulasse veramente un sacco di gente introito, eh? E chiaro, non tutti questi introiti fossero usati negativamente, molti venivano usati per fare ospedali, in Olanda hanno fatto le dighe sul mare, hanno fatto l'università, hanno fatto quei reti di indulgenza, tanto che andavano. Però appunto poi come sempre dove c'è il calcio arrivano i topi, per cui su questo incremento molti ci hanno giocato. E i registri papali sono pieni di denunce contro questi abusi sulle indulgenze, quindi non è una novità quello che diamo giro. Da secoli, dal 200 si diceva le indulgenze sono una cosa che molti usano appunto stato a fare commercio. Ora, potete trovare davanti un caso che non è solo questo in generale, ma specificamente è ancora peggiore. Ora io lo riassumo in poche parole. Un vescovo tedesco, vescovo di Magdeburgo, di Halberstadt, quindi aveva due diocesi, ma non per zero pastore, perché ogni diocesi rendeva, quindi avrebbe due, ti rendeva un po' di più, e vuole diventare vescovo di Magonza, sede, oggi è un cardinalista, infatti diventerà anche cardinale, nonché sede, il vescovo di Magonza era anche uno dei sette elettori dell'imperatore, quindi uno su sette, non è poco, e suo fratello era già elettore perché era principe di uno stato che era elettore, quindi due voti in famiglia. Ora lui vuole diventare
vescovo di Magonza e trova l'occasione, perché Magonza, a furia di cambiare vescovi, perché i vescovi si spostavano facilmente per motivi appunto di carriera, di trovare la strada, il posto migliore che so io, o per vari altri motivi, e ogni volta che cambiava il vescovo la Santa Sede, cioè, e la città era stremata dalle tasse pagate per esempio dalla corruzione romana. Avremmo non erano più soldi di Magonza, e ora gli dice: guardate, se votate me, cioè se leggete me, che ne riceve il capitolo del nuovo del vescovo, pago tutto io. Spese, con Roma, cioè, pago tutto io. Alla fine, ovviamente, a Roma gli fanno l'obiezione, allora andrà a trattare, e alla fine trovano una soluzione, dice: vabbè, facciamo così, d'accordo, paghi tutto, però anche qualcosa in più, perché sai com'è, insomma, poi stiamo facendo la fabbrica di San Pietro, insomma, facciamo un bel pace. Tiro fuori praticamente una cifra da pagare a questo arcivescovo enorme. Che nonostante fosse uno ben piazzato, non riesce, non ha la disposizione. Nessun problema, dice Roma, ci abbiamo la banca, il nostro banchiere di fiducia, Flügger, no? In Germania ci pensa lui. E Flügger fa un'operazione bancaria, cioè da buon amministratore, dice: benissimo, io metto il capitale con la banca. Questo capitale dovrà rientrare, evidentemente. Per far rientrare questo capitale usiamo indulgenze. Cioè, se noi predichiamo indulgenza per 8 anni, fare il conto con il bene di amministratore in questo territorio, ci rientrerà un tot, prevediamo così, di cui la metà andrà a te, Alberto, e con questo pagherai la Curia Romana, e l'altra metà andrà a favore direttamente della Curia Romana per farvi questa cosa. Praticamente quello che tu e quello che vi ho ancora tu. Cioè, tutta questa operazione va a finire a Roma, ma questo non si dice. Alberto diventa arcivescovo, metterà fuori il cardinale, e tutto va a finire a Roma. Questo facendo una predicazione indulgenziale. Notate che Lutero non sapeva neanche tutti questi risvolti, tra parentesi. Ma cosa vuol dire? Perché insisto su questa cosa qui? Perché è chiaro che quando parte questa operazione, per cui c'è gente che si occupa di amministrazione, se tu fai un budget, un bilancio, una previsione, non puoi dire a metà strada: beh, adesso ho fatto una previsione però non funziona più, sì, a volte capita con i preventivi, ma insomma devi arrivare in fondo, non puoi fermarti. Capite che queste questioni non potrebbero essere fermate da nessuno, tanto meno da Lutero. E quindi dovrà andare fino in fondo questa operazione delle indulgenze. E non ci sarà verso di poter fermare in qualche modo. In ogni caso, Alberto, per fare questa operazione, deve avere l'indulgenza, la previsione indulgenziale dal Papa. E il Papa deve leggere questa bolla famosa in cui indice l'indulgenza. Vi leggo soltanto l'inizio di questa bolla. Noi che siamo successori del Beato Pietro, nell'essere vicari di Cristo, guardate con quale solennità, la sola potestà apostolica, no? Vicari di Cristo, e disponiamo pertanto la benissima facoltà di legare foglie sulla terra, eccetera, deputiamo speciali nostri nunzi e commissari per 8 anni a disporre le condizioni per le quali coloro che depositeranno nella cassetta, questo è un retto, questo lo vale, cioè partono a dire: io sono vicario di Cristo, e ora decido che quando mi metterà nella cassetta, cioè capite, si passa dalla suprema potestà apostolica del vicario di Cristo alla cassetta, senza latricidio, no? Le demose, per sostenere la suddetta fabbrica, hanno la benissima rivista di tutti i loro peccati. Chiaramente in via ufficiale non si dice per il giro di Alberto, semplicemente per la fabbrica di San Pietro, basta, ma è una cosa più nobile. Eccetera. Notate la parola, avendo la pienissima remissione di tutti i loro peccati. Torno fra un attimo, ma già questo fatto di dire la cassetta fa vedere appunto, la mia cassetta personale, diciamo che quello che poi diranno i tedeschi scherzando, wenn das Geld, in der Kassette klingt, sentite questo klingt, di sera c'è l'anima del defunto in Himmel, l'anima salta su. Tu metti il buon lavoro di la cassetta, quando senti, fai un clic, no? Tac, tu non sei quasi comparato. Ma questo, capite, non è uno scherzo, ma che interpreta benissimo il testo papale, è una perfetta esegesi del testo papale alla fine. Ma soprattutto, quella frase che ho detto prima, quando il Papa dice: chi fa questa offerta potrà avere la pienissima remissione dei peccati. Non so se l'ho spiegato bene prima, ma le indulgenze intervenivano sulla pena, cioè sulle conseguenze del peccato, ti fanno sconto su quello, ma non sul peccato. Non è che tu prendi l'indulgenza e viene assolto, quello viene nel sacramento, giusto? Questo è un principio che si conosceva già teologico, ci mancherebbe. Quindi qui il Padre, se noi prendessimo la lettera questa frase, potremmo dire che è un'eresia. Nella stessa del Papa, perché non si tolgono non si ha pienissima remissione delle colpe con l'indulgenza, ma soltanto delle pene. Fatto meno errore, questo per dire come a Roma non è che andassero delle sottili, diciamo.
E poi è chiaro, se tu vai poi sul luogo, tipo Alberto, quando riceverà questa indulgenza, la diffonderà a sua volta con un suo documento di applicazione, dice quelle cose che sono a Roma, non si capisce bene, troppo generiche, adesso spiego io ai miei tedeschi come si fa, quindi gli farà un bel documento, che spiega per filo e per segno come fare, quanto versare, a secondo se sei nobile, se sei commerciante, se gli dà anche le tariffe, perché insomma, bisogna dire le cose chiare alla gente, no? Sono in generale specifica bene, e poi probabilmente caccia l'articolo, perché a un certo punto il Papa dice sì, questa indulgenza per esempio potrebbe anche liberarti da alcuni, cioè potresti anche commutare alcuni voti, se fatto il voto di andare in pellegrinaggio a Gerusalemme, niente, lo opponiamo, facciamo con un'offerta, così aumenta l'offerta, no? Però dice naturalmente non commutiamo i voti di castità, diceva il Papa. E invece Alberto dice perché no, anche quelli, cioè mette una virgola, dice e anche i voti di castità, per fare un esempio. Cioè che deve, cioè lui c'ha il problema che entro 8 anni deve chiudere l'affare, non può mica fanno attenzione il marketing, come devo dire. E su questo punto è intervenuto una faccenda dell'indulgenza, esattamente su questo punto, su questa vicenda dovevo intervenire. E interviene come? Qui c'è il famoso episodio, ma secondo la Vulgata, alla quale i protestanti tengono molto, perché è un po' l'immagine, ma ormai è superata la storiografia, quindi mi dispiace, loro ci tengono ancora questa cosa qua. Non esiste. Lutero avrebbe affisso appunto questa pergamena con sue 95 tesi contro le indulgenze al portone della chiesa, appunto del castello di Wittenberg, dove lui predicava. Questo ormai è superato, nessuno più crede questa cosa dal punto di vista storico, che non c'è nessun riferimento testuale, soprattutto perché queste tesi erano scritte in latino, queste 95 tesi, tra l'altro piuttosto complesse. Potete immaginare di mettere un manifesto sulla porta della chiesa, chi lo leggeva e chi lo capiva, la gente lo parlava anche al latino. E invece questo cos'era? Era un proclama che lui faceva per l'università, i professori abitualmente facevano le disputazioni entro le università, quindi lui fa una proposta di discussione teologica, quindi parla a teologi, quindi anche se le questioni sono un po' complesse, però parla a gente diciamo del settore. Però invece questo è diventato il simbolo della riforma, ecco, il 31 ottobre 17, quello anniversario. Cioè il proclama di Lutero finalmente alza la voce contro questi romani, Roma ladrone, e così io dice basta, facciamo la finita. E questa è l'immagine della riforma. No, non è questo. Perché invece cosa è avvenuto? Esattamente il 31 ottobre lui manda una lettera all'arcivescovo di Magdeburgo, che non era il suo arcivescovo tra l'altro, gli dice guarda, io ho letto queste cose qua, non sono d'accordo, e dice un po' molto rispetto, così, no? Che sembra una cosa veramente devastante per la gente, per questo pastorale, che crea delle confusioni dal punto di vista teologico, appunto tra pena, colpa, eccetera, e poi gli allega le 95 tesi, se vuoi guardare queste cose qua, poi gli parlerò qui all'Università di Wittenberg. Una cosa correttissima, uno ha un problema, col suo vescovo gli scrive, guarda, io penso così. Ecco. Una persona corretta da questo punto di vista, gli mette la poi invece il simbolo della riforma. E comunque Lutero lo ripeterà da noi questa cosa, ma io non voglio fare delle affermazioni, diciamo così, sicure, voglio discutere, voglio proporre una discussione, le tesi erano fatte per essere discusse, ma questo non gli sarà mai reso possibile. E questo è il punto, uno dei primi punti, diciamo, della sua svolta negativa. Su questa vicenda, appunto, ah poi adesso non possiamo entrare nel merito delle 95 tesi, però vi assicuro, io le ho lette, fatte leggere per anni, non ci si trova niente di eretico in queste tesi. C'è un'affermazione un po' dubbia sul rapporto fra le censure canoniche, cioè il fatto che tu il Papa possa assolverti, diciamo, perdonare sulle censure canoniche, non su quelle e non sulla colpa in sé, ma insomma, però sono questioni abbastanza, diciamo così, poi è una tesi soltanto, ma in una confusione che regnava allora, e poi erano tesi da chiarire, ma non c'è nessun attacco, per esempio, come si dice dal Papa, né ai sacramenti della Chiesa, sono una serie di affermazioni a volte un po' polemiche, un po' provocatorie, sul senso dell'indulgenza, su questo fatto, che diciamo, la confusione teologica, e il fatto che pastoralmente la gente pensa allora che sia diventata una cosa facile, no? Che si fa facilmente, e allora, come mai le cose prendono un'altra piega? Prendono un'altra piega per vari motivi, per vari, diciamo, inconvenienti. Il primo inconveniente è che queste tesi scritte da Lutero cominciano a essere diffuse. Lui non aveva questa intenzione, ma è chiaro che tra i suoi amici, tra quelli che erano già lì un po' prevenuti con Roma, passano a Roma, passa parola, no? Come andate, allora non c'erano internet, insomma, vengono diffuse stampandole tantissimo. E questo diventerà così un fatto così diffuso, che allora si assumerà una specie di forma di protesta, no? Anche non tanto sua, ma oggettivamente a Roma cominciano a preoccuparsi, qui c'è in giro dalla Germania un sacco di gente che legge delle tesi, che dice che le indulgenze sono cose che non va bene.
Quindi questo è un primo problema grosso su cui Lutero non può fare granché, un secondo, anzi si è un po' arrabbiato. Un secondo problema è a Roma come hanno preso questa cosa, perché ovviamente a questo punto l'arcivescovo di Magdeburgo manda le tesi a Roma dicendo che sta succedendo queste cose. Roma come la prende? Questo è il fatto forse più decisivo. Roma, come si usava a fare allora, quando c'era una questione, non è che si diceva beh, vediamo, esaminiamo la situazione, poi no, prima cosa è che se questo è, ha preso una posizione che è contraria a Roma, già di per sé questo è un eretico. Quindi quando faremo il processo, ci esamineremo, assumeremo le informazioni, faremo interrogatori, eccetera, eccetera, ma cominciamo a dire che è un eretico, perché è un po' come una prevenzione, no? Quando uno ha sospetto che sia infetto, lo metti da parte, poi verifichiamo che non è infetto, però se c'è solo il sospetto che ci fosse qui una persona infetta che può rovinare altre persone, la mettiamo da parte, la mettiamo in infermeria, non è che vogliamo la isoliare, questa è l'idea. Quindi lo dichiaro come eretico. Ma questa, dietro questa idea di eresia, sta un'idea appunto molto semplice e allora, che cos'è la eresia? Non era tanto una questione dottrinale, come vediamo oggi, no? Cioè uno va contro alcuni elementi fondamentali, che c'è l'importanza della fede cristiana, della tradizione cristiana, ma voleva dire, tu sei andato contro Roma. Cioè, molte delle eresie come medievali sono queste, non so, dei Valdesi, inizialmente non sono altro che polemiche contro Roma, spesso che solo contro la gestione giuridica, morale o politica del papato, ma siccome Roma si ritiene appunto la regola della verità, siamo dopo Gregorio VII, quindi questa idea che Roma è l'arbitro della verità e ha dentro di sé, diciamo, il contenuto della fede, e chi non concorda con la Chiesa romana ha detto Gregorio VII non è cattolico, a questo punto se tu vai contro Roma tu sei eretico. E quella che si chiama la veritas romana. E difatti, quando viene istruito il processo, diciamo, il procuratore, diciamo, come dice, un domenicano, erano molto i giochi domenicani, si chiama perché è un piemontese, tra l'altro, Pieras, scrive così a Lutero, gli manda l'atto di accusa in questi termini: chiunque non si fonda sulla dottrina della Chiesa romana e del Romano Pontefice, come sulla regola infallibile della fede, dalla quale la stessa Sacra Scrittura trae la propria forza e autorità. Ecco il sistema. C'è anche la Scrittura, vale perché la Chiesa la riconosce. È vero che, certo, la Scrittura viene dalla Chiesa in origine, no? Però questo diventa come fatto, la scrittura è tale soltanto quando corrisponde a questo sistema ecclesiastico. Ecco, Lutero su questo, tra l'altro, un punto che lo roterà profondamente. Dice, ma come? Dice, io pensavo che fosse la scrittura la regola della fede a cui la Chiesa si adegua, no? E ancora, di conseguenza, come è eretico colui che distorce la verità della scrittura, così è eretico chi distorce la dottrina e i comportamenti, non solo la dottrina ma anche i comportamenti, fides et mores, della Chiesa in questione riguardante la fede e i costumi. Pertanto, chi afferma riguardo l'indulgenza che la Chiesa romana non può fare ciò che di fatto opera, è eretico. Con poche parole, tu sei andato contro l'indulgenza, quale sia il motivo, qualunque cosa che tu abbia detto, chi ha affermato la buona indulgenza del Papa? Dunque, se tu vai contro l'indulgenza, vai contro il Papa, dunque sei eretico. Questa è la posizione che molti eretici hanno sperimentato quel tempo. Quindi non c'è da fare discussioni, capite? Né da un lato perché se l'ha detto il Papa non c'è da discutere, né dall'altro perché se tu sei eretico a questo punto non possiamo trattare con te. Ecco qui nasce la questione. Ci siamo davanti a una riflessione, una lamentela che viene letta soltanto come una polemica. E la polemica è appunto in profondo, cioè come l'eresia. Dunque è intrattabile. Ecco perché non ci sarà nessuna trattativa. Praticamente non ci poteva essere, né da una parte né dall'altra. Questo è il punto. La mancanza, diciamo, di dialogo, non in senso così un po', in senso proprio radicale. Veramente c'è da dire, per riconoscere che Roma farà di tutto, comunque all'interno di questa situazione intricata e difficile radicalmente da superare per risolvere la questione, anche per motivi, diciamo, non così profondi, ma comunque comprensibili, ossia siamo negli anni ormai, quando la questione è avanti, 18-19, in cui l'imperatore in carica Massimiliano I era, lo dico con un po' di imbarazzo, anzianetto, aveva 59 anni. Allora, 59 anni ha campato fin troppo. E quindi era pronto per morire, poi era un po' malattico, ti schiatta prima o poi. Quindi successo imperiale. Questione delicatissima, perché c'erano in ballo due cavalli, ti voglio l'altro che Macron e Le Pen, c'erano di mezzo Francesco I e Carlo V di Spagna. Carlo II e Carlo II. Due. E allora la Santa Sede dice, troppo forti, era troppo forte, non mi va bene. E faceva l'occhiolino
a un terzo, a un zaino, diciamo, alternativo, che era esattamente il principe di Lutero, cioè Federico il Saggio di Sassonia. Piccolo principe, però intelligente, sveglio, comunque si poteva controllare, ecco, puntavano infatti anche l'Interim quando l'imperatore Monera lo daranno a lui. È chiaro che allora, se questo è il mio cavallo politico, devo stare ben attento a non toccargli il suo principato. Il principe era orgogliosissimo della sua piccola università di Wittenberg, che tra l'altro aveva costruito e finanziava con la rendita delle reliquie che lui teneva nella chiesa di Wittenberg, per dire, no? E Lutero era il suo professore di lettere, che gli aveva tirato studenti con tutta Europa, quindi studenti vuol dire incremento economico, principe. Quindi non si poteva toccare Federico e non si poteva toccare Lutero. Quindi la questione rimane in sospeso, questo è un altro elemento che gioca. E per cui fanno delle trattative, per esempio mandano in Germania, anche per altri motivi, uno dei cardinali più in vista e più preparati, il cardinale Gaetano, cosiddetto perché era di Gaeta, Tommaso de Dio, domenicano, grande teologo, uno dei migliori commentatori di Tommaso, che era stato preparatissimo sul tema delle indulgenze. Questo è l'incontro con Lutero a Colonia, che poi sarà un fallimento, per un semplice motivo, non perché Gaetano non sapesse e non potesse discutere con lui, né Lutero non fosse, anzi era voglioso di discutere, ma Gaetano a un certo punto, in un momento, fa un po' il teologo, diceva sì, discutiamo. Poi dice un momento, penso, sono legato con padre. E lui ha avuto una delega ben precisa. Tu devi andare su e convincere quel benedetto ragazzo lì, quel fraticello, cioè, sulla Sassonia, immaginare da Roma vedere la Sassonia, c'è cioè, su le montagne, altro che Dumenzio, quel postaggio sulla dice, cioè, su, ci sono un monacello lì che dice qualcosa contro il Papa. Papa, Medici a Roma. Capite la sproporzione? Ecco, vai su perché noi siamo misericordiosi e gli dici carta lì, cioè tempo tradotto in latino, poi dice Lutero sono sei lettere, R-E-V-O-C-A, revoca, cioè ritratta. Lui gli dirà solo alla fine, no, devo, tu devi fare solo questa cosa, devi ritrattare. Non devi, non devi, io non posso discutere con te, io sono il cardinale che sei un... ritratta, finiamole. Lutero non poteva, capito, perché Lutero non aveva la vita di questa cosa. E quindi alla fine lui se ne va, la proposta, tra l'altro lo manda via e dice a questo punto siamo proprio allo scontro. Lo scontro in realtà che avviene anche con due altri episodi che entrano a implicare quella di quella questione, oltre a quella dell'elezione papale, c'è il fatto che intanto anche altri ambienti si muovono contro Lutero, ambienti dell'università, ovviamente si toccava la dottrina tradizionale, ma è l'indulgenza riconosciuta dal Papa, diciamo. E in particolare i domenicani, però che sono stati difensori appunto, i teologi, Papa, della Santa Sede di Roma, quando arriveranno i gesuiti, saranno loro i grandi teologi, intervengono in particolare con un teologo, Eck, il quale appunto, insegnava lì l'attuale Austria, penso adesso mi fuggi la parola, il posto famoso in Austria, l'Università dei Gesuiti, sì, che sì, sia, ecco, ricordate. Salisburgo. Salisburgo. No, ma peraltro, Innsbruck, esattamente, grazie. E è lui che sposa questa linea, dice facciamo in questo modo, non discutiamo delle indulgenze, perché sulle indulgenze fondo Lutero non è niente di strano, tocchiamo su questo punto, cioè tu sei andato contro il Papa, sei sicuro di avere un'idea giusta del Papa? Non è che tu sei un po' antipapale, non è che non riconosci l'autorità del Papa, come ha fatto Hus dei Boemi, e Hus è finito al Rom, capito? Quindi non è che tu sei uno dei pericolosi eretici. Quindi è abilmente, cioè, a riconoscerlo, sarà di tutto praticamente per spingere Lutero in questo angolo, no? Cioè, ma tu riconosci Lutero del Papa oppure no? Da quello che hai fatto adesso, no. Proviamo ad esaminare un po' a fondo la questione. E Lutero, in questa disputa che poi farà a Lipsia, caprà effettivamente dialetticamente, si lascerà incastrare perché abilmente è che cita delle frasi di Hus al Concilio di Costanza, che appunto poi sarà condannato al rogo, fu condannato al rogo 100 anni prima, e Lutero dice, beh, in fondo queste frasi non sono così sbagliate, c'è cioè delle cose che è giuste, ce cioè ne stimano un po', no? E dice, beh, allora se tu sei così, vuol dire che non credi veramente, non accetti, sento come Hus, vai contro, non credi il Concilio, non credi il Papa, insomma, lo incastra in questo modo. Allora Lutero viene sconfitto dialetticamente. Ma in realtà è vero che Lutero stava maturando un'idea negativa del papato. È vero perché qui la questione è un po' intricata, perché proprio nello stesso periodo in cui dire, sta avanzando il processo, che Roma intanto sta preparando le carte per il processo, Lutero comincia a scrivere delle cose effettivamente contro il Papa. Ma se voi guardate bene le date, vedete che non è che Roma lo incrimina perché scrive queste cose, ma è il contrario, Lutero scrive queste cose perché viene incriminato. In effetti, nella bolla finale, che vedremo dopo, non c'è nessuna espressione tratta dalle opere veramente problematiche di Lutero, cioè diciamo pure ereticali, comunque contrarie al primato dell'autorità del Papa.
Non ce n'è neanche una perché non l'ha fatto in tempo, la volta l'ho preparata prima. È il contrario. Cioè, vi leggo soltanto le tre opere che lui scrive, invece 120 appunto, sono queste tre. Alla nobiltà tedesca, alla nobiltà cristiana della nazione tedesca. Il depapato, cioè sul papato, e la cattività babilonese della Chiesa. Ne commentiamo solo una, la prima. Lui fa un appello ai nobili tedeschi, no? Cioè, dobbiamo ribellarci contro Roma, che qui diventa estremamente reattivo. Perché, dice? Perché Roma si è chiusa dentro in una triplice muraglia, immaginate quelle fortezze medievali, no? Con le mura torre. Sono tre muraglie da abbattere. Quali sono queste muraglie? Primo, la distinzione tra clero e laici. Perché? Perché appunto chi dice solo noi sappiamo, conosciamo la verità, la Bibbia, eccetera, abbiamo l'autorità, quindi noi gli altri non possono intervenire. Seconda muraglia, solo i chierici possono interpretare la Bibbia, appunto. Terzo, il Papa non può essere giudicato da nessuno. Quindi dice, questi tre morali sono come un sistema, appunto, che fa sì che nessuno possa attaccare la Chiesa neanche a partire dalla parola di Dio, attaccare o polemizzare, come ho fatto io. Perché appunto la Chiesa si è difesa con questo sistema, diciamo così, con questo meccanismo in cui è inattaccabile. Ora bisogna battere questa morale. Chiaro che, capite, battere la questione clerolaici, pur con tutte le questioni su cui potremmo discutere, e abbattere il fatto dell'autorità magisteriale sulla tradizione, quindi anche sull'interpretazione della Bibbia, ovviamente dovrebbe ritoccare dei nodi centrali, e abbattere il fatto che il Papa fosse un'autorità suprema che nessuno può contestare, come si diceva già nel Medioevo, insomma, sono dei punti. Ma perché lo tiro all'arrivo a questo? Lo spiega nell'introduzione, dice perché, fa capire, ha sperimentato praticamente, progressivamente questo fatto. Cioè, inizialmente lui attacca un aspetto molto marginale, con le indulgenze o con le più, questo tipo di indulgenze e gli abusi che venivano fatti. E dicendo, però, dice, scrive già la finalista, dice al Papa, tu certamente non sarai d'accordo, comunque io mi appello a te perché insomma sei una persona con la voce molto, così. Poi a questo punto vede che in effetti non è che il Papa si è distaccato questo, anzi condivide anche lui, ha firmato non soltanto, ma appunto darà, favorirà, appoggerà il processo che viene fatto contro di lui. Per cui allora, non è che io posso distinguere e dire beh questa è una cosa sbagliata, ma questa cosa sbagliata, questa prassi di indulgenza, anche questa singola particolare prassi fatta da Alberto, in fondo fa parte unica del pacchetto. Cioè, se tu accetti, il Papa deve accettare qualunque cosa faccia la Santa Sede, perché lui ha dato la firma a questo. Quindi anche cose inadeguate, anche cose inaccettabili, secondo la Bibbia, secondo la parola di Dio, secondo insomma la fede cristiana. Perché tutto fa, cioè, capite, è la sostituzione di un sistema che è più importante della verità di comportamento, della verità delle dottrine. Allora, se tutto questo è un pacchetto unico, non rimane che un'altra scelta. Cioè, io accetto tutto, oppure rifiuto tutto. Ecco anche il titolo che ho messo io, no? O accetto Roma, con questo sistema che inchiude dentro tutto di sé, ma se voglio stare con Cristo, devo rifiutare questo sistema. E infatti lui arriverà a questo punto finale più radicale, a dire, allora a questo punto se il Papa accetta che venga negata la verità di Cristo, che io non che l'avevo scoperta lui, ma che appare nel Vangelo, la parola di Dio, o lui stesso, allora il Papa è l'anticristo. Un'affermazione che già molti teologi medievali hanno fatto, no? Che il Papa fosse l'anticristo, così come si era ridotto. Che ci fosse la sede di Satana, fosse l'opposizione al Vangelo, è una cosa umanitaria, ma lo se non c'è modo esplicito e ripetuto. Quindi se l'anticristo l'ha combattuto, e anche bisogna capire, quando uno pensa che c'è l'anticristo o il demonio, una cosa radicalmente negativa, non c'è via di mezzo, non ci sono mediazioni da fare, non posso mediare con l'anticristo, col demonio, perché quello è più furbo di me, più potente di me, devo abbatterlo. Quindi da un lato c'è chi dice questo è un eretico, l'ha abbattuto, dall'altro c'è questo, c'è l'anticristo, l'ha abbattuto. Ecco questa radicalità che è molto medievale, tra l'altro, quelli che dicono che lo tiene un uomo moderno. No, un uomo molto medievale, che si contrappone radicalmente, no? È ideologico in qualche modo, da questo punto di vista, il bene e il male, non c'è via di mezzo, da una parte all'altra. E allora la conclusione appunto qual è? È che quando il Papa finalmente arriva alla scomunica, dopo tre anni di valutazioni teologiche, anche politiche, come dicevamo, e arriva alla scomunica come? Ecco, se noi guardiamo questa parola di scomunica, che appunto fu emanata la prima volta nel giugno 1520, che poi arriverà in Germania soltanto a ottobre praticamente, perché allora i tempi erano molto. Ecco, questo spiega anche perché Lutero intanto sta scrivendo quelle cose sul Papa e la bolla invece era già pronta, quindi non c'entra niente. Ma in questa bolla, appunto, voi trovate una serie di 48 affermazioni che sono state esaminate, pensate, negli anni 50, da un gesuita
tedesco, dico gesuita, sono studioso, e dico tedesco, cioè gesuita più tedesco, farò la somma di... Questo è esaminato, come sono stati a fare i gesuiti tedeschi, a una riposizione, e è andato a vedere che cosa, ha preso la frase, è andato a cercare, Lutero ha scritto tantissimo, per gli anni di avere la cosa validità, però già ha scritto tantissimo, va a cercare in tutti i testi, no, delle opere di Lutero, dove quella frase era, la rimette e dice, se io la leggo della pagina, del contesto, si dice che la frase ha un certo senso, se la tiro fuori ne è un altro, sperimenti che possiamo fare tutti con qualunque giornale, no? E quindi ha dimostrato che tutte le tesi riportate nel loro contesto non avevano un valore, diciamo, ereticale sbagliato, quelle del nostro lavoro. Prima cosa. Secondo, ne trovo una, la numero 25, che Lutero non ha mai scritto. Era venuta fuori, è una frase di Eck, che Eck aveva attribuito lui, in realtà non c'erano le sue opere. Quindi questa bolla, è una bolla abbastanza, infatti, durante il Vaticano II fu proposta il ritiro che fu fatto con Costantinopoli dalla comunità Lutero, però non se ne piace di bolla. Per dire che c'è un dubbio sulla validità di questa bolla. Ma al di là di questo, quando Lutero arriva a questa bolla, quindi non fa questa analisi evidentemente, ma farà appunto negli anni 50, lui cosa fa? Dice, allora se tu scomunichi me, e io ho cercato di dire la parola della fede, di parlare diciamo sulla base della parola di Dio, di fargli emergere questo Vangelo, questo sistema, se tu scomunichi me, ora tu stai scomunicando Cristo stesso, qualche modo, comunque la verità evangelica, ora io scomunico. Che appunto io sono cristiano, tu sei il Papa, io sono figlio di Dio, e si dà la radicalità. E quando poi la bolla del Papa dava 60 giorni ancora di tempo per revocare, per ritrattare, 160 giorni non avesse ritrattato, sarebbe stato scomunicato definitivamente, un po' come le fatture, no? Scadenza 60 giorni. Infatti era gennaio stato condannato definitivamente. Ma quando scade i 60 giorni, cioè nel dicembre, al momento in cui gli è arrivata la bolla, al momento in cui scade i 60 giorni tra ottobre e dicembre, Lutero anziché ritrattare, fa una scena aspetta in piazza, di fuori dall'università, di fuori dalle città, le mura delle vittime, e brucia pubblicamente la bolla, con grande gioia di questo evento, evidentemente. E lui dice, così, che io brucio questa bolla, farti capire che sono bruciato, se no, l'anticristo, eccetera, credo soltanto, così. Ecco, questo atteggiamento, fra l'altro, di nuovo molto medievale, un rogo contro un altro rogo, come devo dire, no? Dice appunto, questa sia la riforma, nel senso di questa separazione, la divisione in questo momento, quando uno rifiuta l'altro radicalmente come l'altro ha rifiutato. Questa è effettivamente l'inizio della riforma. Cioè c'è un inizio del detto evangelico che rimane la scoperta della torre del Vangelo, e c'è questo inizio invece polemico nel 17, ma invece fintamente. Però perché si arriva da qui a lì? Abbiamo detto per questa incomprensione reciproca. Per cui, tornando all'autore che ho citato in partenza, cioè Lorz, Lorz dice. In una questione di Lutero c'è stata una misconoscenza, cioè una incomprensione, ma non vuol dire come l'adolescente che non viene capito, o Lutero non viene capito, vuol dire che appunto è una cosa radicale, cioè che nessuno dei due poteva dare credito all'altro, da una parte o dall'altra. E quindi c'è una mitschuld, cioè una corresponsabilità, che la divisione della Chiesa, questo appunto assodato già dagli anni 30, non è colpa dei protestanti, è colpa dei protestanti e di più. La Chiesa romana insieme. Quindi, capite, non possiamo festeggiare diciamo, la divisione, ma dobbiamo anche purificare l'amore in questo senso e prendere la nostra parte, cioè la Chiesa cattolica, la Chiesa romana, la nostra parte di responsabilità. Questo non è compreso l'appello che si mette a sacrificare. Vabbè, poi le questioni successive, le vicende, interessano meno, oppure diciamo l'unica vicenda significativa e simbolica che possiamo chiudere, cioè quando Lutero. Il suo principe fa l'ultimo tentativo per salvarlo, e quando c'è la prima dieta, c'è l'assemblea dei principi dell'impero con il nuovo imperatore Carlo V a Worms, ottiene dall'imperatore che Lutero venga ascoltato un'altra volta. Allora lui si presenta, solamente di nuovo l'imperatore gli dice: ritratti sì o no? Noi gli ci discutiamo: ritratti sì o no? Lui dice: no, allora lo mette al bando. Mettono al bando, doveva dire togli qualunque diritto, perché lui poteva anche ucciderlo, no? Senza essere punto il suo principe, ma l'ultimo tentativo di salvarlo, lo rapisce, cioè finge di rapirlo, lo chiude nella famosa fortezza della Parvul, dove Lutero gli legge i fumetti, occuparsi la Bibbia, guardare la televisione, cosa fa? Traduce la Bibbia, dal greco, dal latino in tedesco, per dire l'uomo, no? Cioè uno che lo metti dentro, lo chiudi dentro e si mette tra loro. Lavoro che poi continuerà successivamente, e quindi in questo modo la riforma torna un po' alla sua origine, ossia questo ritrovare la parola di Dio, non solo, ma ridarle in mano a quello che ti
cristiano, da allora in poi tutti i cristiani potranno, diciamo così, con lui condividere questa valutazione, questa critica, questa verifica appunto della Chiesa sulla base della vita cristiana stessa, della Chiesa anche sulla base della parola di Dio. Questa è la riforma che torna di nuovo a essere questo ritorno alla parola di Dio che mette in questione la vita della persona e la vita che della Chiesa. Grazie. Vedremo insieme perché è un grazie. Po'